I numeri non sono dogmi e i dogmi, soprattutto nel calcio, non sono certezze. Oggi siamo qui per scoprire se una di queste regole che alimenta il fuoco della competizione sia valida per il Genoa che dopo un inizio di campionato shock ha ripreso in mano il proprio destino e vuole dare continuità al successo di Lecce per verificare se vincere aiuta a vincere. In terra ligure approda il Milan di Cristian Terni frenato da due pareggi e soprattutto da più di 180 minuti senza trovare la via della rete. Grifone e diavolo proveranno dunque a spezzare un equilibrio che vede le due compagini appaiate a quota 27 punti e con un obiettivo in comune portarsi a meno 6 dalla vetta amici e appassionati della giovane italia buon pomeriggio da matteo vigliotti e luca pellegrini e benvenuti al centro sportivo begato 9 di genova qui non si gioca si fa sul serio è tempo di genoa milan allora luca direi subito di andare a vedere gli schieramenti partendo ovviamente dai padroni di casa Assolutamente sì, Genoa che in questa prima parte di campionato si è abituato ad alternare difesa 4 e difesa 3, si è schierata con un 4-3-3, a volte con un albero di Natale 4-3-2-1 oppure come oggi con un 3-5-2 in porta a consiglio, sono stati diversi gli estremi difensori che hanno difeso. La porta dei Rosso giocheranno Ferroni che è un ex, Arata e Camilletti, poi a centrocampo Sancinito. Era uno dei dubbi perché quest'anno anche Venturino ha giocato in quella posizione, Carbone e Pinelli Grossi ormai sono un trio consolidato che ha giocato spesso insieme. La coppia Pellicano ex Fiorentina e Lattari. E andiamo con gli ospiti, Milan che invece opta per un 4-3-3. Su questo modulo ci sono meno dubbi, la difesa a 4 è la difesa solita per la squadra di Terni, reparto a 3 al posto che a 2, quindi 4-3-3, non 4-2-3-1, reparto offensivo a 3 prima della partita, però minuto di silenzio doveroso per ricordare Gigi Riva. Un applauso, capo sportivo Begato 9, e non poteva che essere altrimenti per quella che è stata una bandiera del nostro calcio. E, siamo... e dato che siamo in casa di una squadra che ha per colori in teoria il rosso e blu, diciamo che i rimandi sono parecchi. Eh, per come hai detto giustamente tu, un'icona che in realtà non è del Cagliari, ma è del nostro paese, della, della nazionale di cui è tuttora il miglior marcatore. Arbitra la gara il signor Federico Tassano della sezione di Chiavari, quindi è tutto pronto per una gara che sarà interessantissima. Due squadre l'abbiamo ricordato prima, pagliata 27 punti. Chi vince si porta al terzo posto, superando Lempoli. E due squadre che stanno vivendo un buon periodo. Quattro risultati utili consecutivi per il Genoa. Tre. Per il Milan, dalle polveri un po' bagnate perché non segna da più di 180 minuti, comunque il match è iniziato con il possesso palla per i padroni di casa. Sarà interessante capire come si schiererà il centrocampo del Milan. C'è Tezzele che ha iniziato la propria carriera nel vivaio rossonero da difensore centrale. Poi in realtà in questa stagione sta giocando spesso da mediano, vedremo se sarà proprio un play o una mezzala. Intanto Pellicano si era chiusa la linea di passaggio per Carbone, la trova adesso ma è in posizione irregolare il numero 10 del Genoa. Lo scorso anno i 2006 Rosso -Blu di Luca Chiappino hanno fatto registrare un quarto posto in regular season usciti al secondo turno dei eh, playoff contro il Parma. Hanno vinto poi il prestigioso torneo internazionale Maggioni-Righi battendo in finale al terzo tentativo la rappresentativa Lega Pro. Il Genoa anche un amichevole qui al Begato contro la Lega Nazionale Dilettanti con il commento tra l'altro proprio di Luca Pellegrini. Recuperano pali padroni di casa, Pelicano prova a girarsi. Tutto a regolare l'intervento, anzi, no, perché guadagna numero 9 un calcio di punizione sui 30 metri. E prima occasione della partita perché da quella mattonella si può cercare la porta. L'abbiamo visto spesso quando si gioca al pomeriggio. Un fattore decisivo può anche essere il sole. E quindi attenzione a questo calcio di punizione che sarà la prima opportunità per il Genoa sul pallone Vedo con il numero 6 Camilletti. Ovviamente essere... doppia soluzione, uno con il destro, uno con il mancino. Quindi carbone o Camilletti? Ecco la battuta, presa la barriera, può ripartire il Milan in contropiede. Ma il possesso è gestito veramente male e quindi rimessa laterale per i padroni di casa che rimangono avanti. Ha cercato un po' la soluzione alla Ronaldinho, il primo che l'ha esatto. resa famosa, cercando di farla passare sotto la barriera. Non c'era il coccodrillo, anche questo famoso negli ultimi tempi, però non ha tirato abbastanza basso. Gli è rimasta un po' alta la traiettoria. Prima, giustamente, parlavi dei 2006 rossoblù dell'anno scorso, perché ovviamente di stagione in stagione la squadra partecipa a categorie diverse. Ma il Genoa under 18, non con i 2006, un campionato l'ha già vinto. Il campionato ha già vinto, come ricordavi giustamente tu, e adesso diciamo che la vetta non è poi così lontana, perché chi vince si porta a meno 6 dalla Roma, che sta facendo un campionato straordinario, mentre l'Inter è seconda a quota 32, ma anche i nerazzurri con una gara in meno. L'Under 18 è un campionato di svolta, un po' strano a livello giovanile. Partecipano ragazzi che hanno età diverse. Eh, se la primavera è l'anticamera del calcio che conta, l'Under 18 possiamo dire che siamo all'uscio del, del calcio che conta e lo vediamo anche da come gli allenatori trattano i propri ragazzi. Ci siamo interfacciati con loro e iniziano davvero a considerare i propri giovani giocatori i calciatori veri e propri lo vediamo nel riscaldamento, dalla concentrazione nel prepartita ed è giusto che sia così. Intanto abbiamo visto un grande anticipo di Dodd sulla corsia mancina ai danni di De Bonis. Il gioco poi è stato allargato cercando la profondità e cercando l'altra fascia, ovvero Sancinito, quindi una Genoa che con un 3-5-2 si affida giustamente e molto agli esterni. Sì, e notiamo anche un altro aspetto, pressione alta in costruzione del Milan. Adesso iniziano ad arretrare di qualche metro, ma non vogliono far impostare i rossoneri. Rossoneri che provano adesso a impostare gioco proprio con De Bonis che cerca il dribbling, non riesce a saltare Carbone, che è molto bravo per un attimo a recuperare palla. Poi praticamente una serie di flipper con il Milan ancora in possesso, Mancioppi, il pallone viene spazzato e quindi si può ricominciare dalle parti di Grilli che con una giravolta si libera bene di Pellicanò Ovviamente il marchio di fabbrica del Milan è la costruzione dal basso, lo vediamo anche dalla statura dei centravanti, non c'è il classico pivot che fa salire la squadra e il Genoa questo non vuole consentirglielo, però capiterà nell'arco della partita che la squadra di Terni prenda campo, vedremo come riusciranno a chiudersi, sembra un po' più che un 3-5-2, un 3-4-2-1, sì. una specie di albero di Natale. I precedenti tra le due squadre sono ben sei, tre vittorie del Genoa eh, eh, tra le mura amiche, quindi qui al Begato, due successi e un pareggio per i rossoneri a Milano. E quindi questo, se tanto mi da tanto, Luca, significa che nessuna delle due squadre ha mai vinto in trasferta sul campo dell'Alto. Non è mai facile venire a giocare al Begato, l'abbiamo visto anche in categorie inferiori, il Genoa la sente un po' come. La sua casa a livello ovviamente non solo di campo, ma proprio di ambiente, sente il calore del pubblico e per gli avversari è sempre complicato venire a giocare qui. Pallone scodellato in area di rigore ed è una facile, anzi facilissima preda per Torriani che fa ricominciare tutto. De Bonis si riparte da dietro, ovviamente con i difensori centrali, c'è Grilli. Controlla male il pallone Tezele, allora Anzi, Mancioppi, scusate, che poi commette anche fallo su Carbone, che si sta muovendo tantissimo in questi primi minuti di gioco. È già il secondo fallo che subisce. Ed è il secondo pallone che il Genoa recupera nella metà campo del Milan, subendo poi un calcio di punizione. Questa comincia ad essere una trama della partita, speriamo per il Milan che non diventi ricorrente. Eh, vedremo invece se per il Genoa potrà risultare una delle chiavi di volta. Cincischia un po' Sancinito quindi Milan ancora in possesso. Questa volta sì con il capitano Tezele che prova ad andare via sulla fascia, c'è tutto libero De Bonis se ne accorge Tezele De Bonis di prima intenzione, la mette in mezzo, il controllo molto complicato per Martinazzi che adesso perde il possesso, cerca di riconquistarlo, ma si ricomincia dall'altro, numero 9, ovvero Pellicanò. Recupera il Milan con Mancioppi, colpo di tacco giusto, a livello di idea, di Pellicanò però alle sue spalle non c'era l'Attari, bensì una maglia rossonera. Sto guardando il lavoro del numero 10 del Geno a carbone, che in teoria dovrebbe essere una mezzala, in realtà sta facendo il trequartista a tutti gli effetti, ed è lui proprio che detta i tempi della pressione del Geno. Adesso arretra carbone e arretra il Geno. Avanza, o meglio, cerca di avanzare il Milan con Frugnoli, difensore centrale e Berini. Torna dal numero 2. Buono il pallone, questa volta buono lo stop di Mancioppi. Per Tommaso Mancioppi, classe 2006, è al Milan da più di 7 anni, per lui 3 presenze, 2 in under 18 e una in primavera. Ma ne registra soprattutto anche 14 in nazionale, 12 nell'under 16 e 2 nell'under 17. C'è da dire che è una gara molto delicata. L'ultima volta che Tommaso Mancioppi ha giocato con l'under 18 era contro un'altra milanese, ovvero contro eh, l'Inter alla. anzi, pardonne, era contro l'Inter alla seconda giornata. Sì, Mancioppi è un giocatore di qualità. Che può giocare anche davanti alla difesa come play, come mezzala. E sicuramente il fatto di iniziare a salire in primavera gli porta con sé tanta esperienza a livello di fisicità, di ritmi. Ed è tutta. È tutto un bagaglio che gli può tornare utile quando scende ad aiutare i compagni in Under 18 perché a livello giovanile funziona così. Quando inizi ad essere chiamato nelle categorie superiori devi assorbire come una spugna tutto quello che puoi imparare perché quando torni con i tuoi pari età poi devi fare la differenza. E qui il Genoa che conquista il possesso non ha ancora toccato palla, anzi... Forse un pallone sfiorato, intravisto, con il numero 11, lo vedete inquadrato, Maximilian Ibrahimovic, classe 2006, lui è un'ala ala sinistra, viene dall'Ammarbi, è stato convocato prima nell'under 17 e poi anche dall'under 19 del Milan di Ignazio Abate, non è sceso in campo, però una convocazione comunque in primavera che farà piacere anche al papà Zlatan. Come dicevo... Salire con le categorie superiori, anche se non si gioca, conta solo respirare quell'ambiente o iniziare ad allenarsi con una categoria superiore. Eccola, ancora un recupero alto. Pellicano, sempre utilissimo, vede carbone, vediamo se va col mancino, lo fa partire, eccolo il primo tiro in porta e la parata, facile, facile di Torriani Pressione alta, recupero nella tre quarti del Milan, cominciano ad essere tante adesso le situazioni in cui si è verificato. Tre o quattro almeno, e adesso i due protagonisti di questa pressione, cioè il numero 9 Pellicano e il numero 10 Carbone, sono stati loro gli attori di questa azione del primo tiro della partita. C'è De Bonis che, come sempre, si fa vedere molto libero sulla corsia di sinistra. La linea di passaggio, però, era leggermente intasata, e Grilli non se l'è sentita di andare dal suo numero 3, e allora ricomincia dai difensori centrali. Si abbassa questa volta a prendere il pallone con il numero 8 Gualdi, che lì ricomincia. Gara molto interessante, dicevamo, perché il Genoa ha il terzo miglior attacco del campionato dopo Inter e Roma. Ma il Milan ha una delle difese meno battute in assoluto. Su 15 match per i rossoneri, 7 sono finiti con un clean sheet. Sicuramente il reparto arretrato sta lavorando bene, come dicevi nell'introduzione, dal reparto offensivo ci si aspetta qualcosa di più. Viste le ultime due gare, due 0 a 0 non possono far piacere a livello di palle gol concretizzate, perché poi nel calcio giovanile bisogna sempre distinguere, spesso c'è meno tattica e le palle gol sono parecchie, bisogna capire quanto e come si concretizzano. Palla di prima quasi visionaria, il pallone viene scodellato in area di rigore, ci prova Pellicanò e c'è il primo grande intervento da parte di Torriani, ha bloccato una conclusione di Carbone pochi minuti fa e adesso sì che salva veramente la porta del Milan. Pellicanò, pericolo costante in area di rigore, anche quando riceve pochi palloni è sempre un rischio lasciargli spazio, l'ha fatto vedere alla Fiorentina, lo sta facendo vedere anche quest'anno al Genoa. Sancinito di prima a Lattari adesso si va da Carbone che torna dal numero 11 vediamo se ha lo spazio per mettere il cross è bravissimo Eberini con una ottima diagonale perché lui agisce sull'altra corsia a chiudere in calcio d'angolo providenziale questo intervento del terzino del Milan che ha messo in mostra una lettura del gioco davvero di livello soprattutto considerando anche che non è uno dei più esperti anzi è un 2007 sì e quindi corner affidato al destro ad uscire di Grossi, che alza la mano, probabilmente chiama uno schema. Infatti, alcuni giocatori da Genoa arretrano. Il colpo di testa mancato da parte di Ferroni non è finita perché può riciclare questa manovra offensiva. Pinelli, scodella dalle parti di Grossi a mettere fuori, però ci pensa Gualdi. Ma Genoa che comunque è partito molto bene e rimane in avanti. È partito col piede sull'acceleratore. Il Milan un po' compassato a Livello di costruzione perché poi quando si tratta di difendere si difende bene, però manca una marcia in più. Carbone mette in mezzo cercare una sponda. Mica trova solo maglie rossonere. Lotta tra due numeri 8 con Gualdi da una parte, Pinelli dall'altra. Alla meglio il giocatore del Genoa che adesso prova a mettere in condizione per l'Icanò di tirare in porta. Scivolata ancora una volta provvidenziale di Eberini, che ha iniziato benissimo. Se doveva mandare un segnale. Di quanto fosse pronto per uh, giocare, con, uh, giocare da sottoetà con una categoria superiore in questi primi minuti l'ha mandato forte e chiaro, devo dire. La pressione alta di Ibrahimovic che non riesce a impedire che il pallone paghi dalle parti di Carbone. Adesso c'è una bella lotta, marcatura praticamente ad imbuto di Carbone su Mancioppi. Il colpo di testa è di Martinazzi, la sponda però non è amica, e quindi. Grossi cerca Lattari con questo bel inserimento. Ottima puntata del numero 11 che sparisce dai radar della retroguardia rossonera pallone un po' fuori misura. Abbiamo visto poco fa un tentativo di anticipo di Ferroni, che, come anticipato, è l'ex di questa partita. Ovviamente deve giocare così, perché come potete notare, dall'inquadratura dall anche se siamo abbastanza in alto i centimetri sono notevoli quindi si può far sentire sulle palle alte non può permettersi che l'avversario gli scappi alle spalle perché poi fa fatica a rincorrerlo in profondità mentre il tempismo nell'anticipo la fisicità sono sicuramente le sue armi migliori Abbiamo citato Carbone, abbiamo citato Lattari, attenzione perché questi sono i due match winner della scorsa settimana. Vittoria importantissima del Genoa contro il Lecce. Dicevo, chi vince questa partita ha la possibilità, mi correggo, di agganciare e non di superare l'Empoli al terzo posto in classifica. Una classifica corta. Anche se le prime della classe, le prime due inter e Roma, stanno tenendo un ritmo elevato, però subito dietro è una classifica dove ci sono numerose squadre in pochi punti, quindi la bagarra playoff sarà molto interessante. Interessante lo schieramento del Genoa, a dire la verità interessante questa statistica, ovvero che ci sono stati diversi cambi di modulo, come hai sottolineato giustamente tu nel corso della stagione per i ragazzi di Gennaro Ruotolo, eh, tutte le partite che il Genoa ha perso, che sono state 4 ma 3 nelle prime 3 giornate, sono arrivate con una linea difensiva a... Eh, di conseguenza, sconfitte contro Empoli, Bologna, Atalanta e Fiorentina. In casa, però, il Genoa ha perso solo alla seconda giornata contro il Bologna. Quindi, diciamo che giocare qui per i ragazzi di ruotolo è quasi una sicurezza. Tutto dipende dalle convocazioni. Abbiamo detto che spesso capita ai 2006, 2006 di quest'anno chiaramente di essere convocati in primavera o ai 2007 di salire in under 18 e di conseguenza a seconda delle caratteristiche dei ragazzi che i due allenatori hanno a disposizione può variare il modulo, il Genoa in questo caso ha Sancinito che oggi è schierato esterno a tutta fascia ma che può ricoprire anche il ruolo di terzino in una difesa 4, anzi lui nasce terzino ha Venturino che oggi parte fuori che può giocare sia come esterno a tutta fascia Lascia che come esterno d'attacco, nasce seconda punta, trequartista. Quindi poi dipende da chi è disponibile. Vediamo tre difensori centrali che nascono appunto centrali di un reparto a quattro, anche se Camilletti è un braccetto perfetto, perché può ricoprire il ruolo anche di terzino. Poi un piede mancino, utilissimo. Attenzione al lancio. Grandissimo lancio da Attari, buonissimo. Suo stop. Va alla conclusione. La palla sibila di poco alla sinistra di Toriani. Lancio. Lirico mi verrebbe da dire Era tutto regolare perché il guardaline non ha alzato la bandierina Tu ti sei concentrato sul lancio Ma lasciami sottolineare lo stop di un'eleganza Wow Notevole e soprattutto in corsa Gesto tecnico complicatissimo il tiro non è stato all'altezza dello stop ed è un peccato perché sarebbe stata una rete da vedere e rivedere in questi casi si dice ha sbagliato la cosa più semplice ma una conclusione del genere non è affatto facile eh, però lo stop come dici tu è da vedere e da rivedere il lancio di Camilletti che 14 su 14, 13 da titolare, punto fermo di questo Genoa sì, l'avevamo appena finito di dire. Esatto. Un difensore così è perfetto in una difesa 3. Lo notiamo un po', ovviamente scusateci per il paragone, Bastoni nell'Inter sì. fa un po' quel ruolo. Il regista difensivo che sa sganciarsi, che è forte tecnicamente, che ha visione di gioco. Camilletti l'ha dimostrato. Rispetto a Bastoni lui probabilmente può fare meglio il terzino. Bastoni a livello di carriera non sempre ha giocato largo, anzi quasi mai. Camilletti può fare anche questo ruolo. E a proposito, per quanto riguarda l'almanacco LG, può, possiamo riempire la voce chi ci ricorda per Giovanni Camilletti. Più che altro è un augurio per esatto. lui, visto l'importanza sempre maggiore di bastoni, non solo in una squadra come l'Inter, ma per la nazionale italiana. È un augurio che ci facciamo un po' tutti in realtà. Brugnoli, vediamo se va dalle parti di Eberini, no, decide di duettare con l'altro difensore centrale, Grilli, guardare sempre la pressione alta, attentissima di Pellicano, mentre Lattari agisce il ruolo quasi da trequartista, quindi sembrerebbe anche un, in fase di non possesso un 3-5-1-1, poi è chiaro che è importante che le due punte si cerchino e che giochino molto vicine tra di loro, mentre adesso prova a sgasare sulla corsia mancina Dodde. Studia la situazione, vede la sovrapposizione molto buona di Grossi che si concede anche l'uso di un dribbling eh, su numero 2 Frugnoli e subisce anche fallo, quindi grande lavoro del numero 7 del Genoa. E' occasione per uh, i Rosso anche se oggi giocano in bianco, di andare a riempire l'area di rigore del Milan. Curioso anche di capire come riusciranno a gestirsi in difesa i due centrali, perché il Milan in questo avvio di campionato, avvio in questa prima parte di campionato, ha cambiato spesso coppia. Hanno giocato Axel Sandler, Frugnoli, Parmigiani, Grilli, Tezzele arretrato. Il fatto che ogni volta cambi la coppia, ma non il risultato, significa che i meccanismi sono rodati. Certo è che il Genoa può sfruttare magari una mancanza di alchimia. Non ci sarà, o almeno parte dalla panchina Fazio con il numero 16, lui che in queste situazioni trova sempre il gol. Nella scorsa stagione una sola rete, quest'anno è già a quota 3. Ma adesso vediamo chi invece è sul terreno di gioco. Arriva il cross e arriva anche il colpo di testa da parte di Ferroni che si è fatto trovare pronto e mi verrebbe da dire quasi indisturbato. Indisturbato, però l'abbiamo citato prima, parlando della fase difensiva, ovviamente vale anche quando sale. I centimetri sono una componente da non sottovalutare. È un pericolo quando va a riempire l'area di rigore avversaria. Eccolo Ibrahimovic con Mancioppi, che cerca ancora una volta The Bonis, che si sta proponendo tanto sulla corsia. Mancina, non viene servito sempre perfettamente. De Bonis ha iniziato la stagione nelle primissime giornate, le prime due in cui non era titolare fisso, poi è diventato un punto fermo assoluto di questa squadra che sta faticando a trovare soluzioni palla terra. Il Genoa è molto corto, costringe spesso i rossoneri al lancio lungo, e per il momento stanno vincendo i duelli i difensori di casa. Grandissimo tocco di carbone, mi verrebbe da dire geniale per Pellicano, che aspetta ancora una volta l'arrivo del numero 10, però capisce tutto e Berini. Secondo il guardaline l'ultimo tocco è stato di Pinelli e quindi la rimessa laterale è per il Milan ancora una volta. Il Geno ha fatto vedere due tocchi, uno di prima, meraviglioso, carbone per Pellicanò e si va vicino alla porta di Toriani. Sì, non ha tra le proprie corde in realtà come arma principale quella del contropiede, non nel senso che non li faccia bene, ma nel senso che non è una squadra di contropiedisti come impostazione, non è difesa e ripartenza. Abbiamo notato invece spesso come ami recuperare il pallone alto. Chiaro che quando hai giocatori bravi tecnicamente, con visione di gioco, poi se ti capita spazio in due passaggi riesci a verticalizzare. Sancinito è pronto a battere questa rimessa laterale, cercando ancora Pellicano. Praticamente spalla contro spalla, cerca di superare il diretto marcatore. Prova a mettere il pallone in mezzo, ci riesce la grande, vediamo se grossi va alla conclusione. No, perché è un po' troppo lungo. Allora ricomincia con Camilletti, la rimette in mezzo, facilissima, preda per Toriani. Ma ancora una volta il Genoa fa vedere che c'è, ha le idee molto chiare e sa come arrivare a cercare di far male alla difesa del Milan. Che però chiude le maglie. Quando è costretta a difendere bassa è raro che lasci dei varchi. Anche nei duelli individuali centrali del Milan tengono. Ha provato Pellicano a farsi largo anche di fisico. Ma è un bel duello. Ci prova di fisico anche Martinazzi che riesce a fare una sponda di testa trovando solo Ferroni. Adesso Milan in possesso con De Bonis che non riesce ad arrivare sul pallone, si propone, scambia con 1-2 con Grilli. Vediamo se torna dal difensore centrale. Gli spazi sono leggermente intasati. Si propone il capitano Tezele, praticamente da ultimo baluardo. E adesso va all'impostazione da dietro. Adesso si è abbassato sulla linea dei difensori, Tezele. Vediamo se è dovuto solo a questa azione o se c'è stato un cambio. E Genoa ancora una volta, anzi per l'ennesima volta recupera palla. Qua viene commesso anche fallo, come sempre, super superbone, e quindi sarà calcio di punizione. Già battuto, ma il direttore di gara dice: Aspettate, il mio OK era già scattato sulla corsia di destra, Sancinito. Tutto da rifare, però. È un altro sintomo di come il Genoa sia impartita più del Milan a livello di testa. Palla ferma subito a guardare in avanti per capire se si potesse battere velocemente e liberare un compagno. Poi l'arbitro ha fatto rifare perché probabilmente il punto di battuta non era quello corretto. Ma se fosse stato valido, c'era una prateria per Sancinito. Impegno assolutamente non facile per il Milan. E anche le prossime due gare, per quanto riguarda i ragazzi di Cristian Terni saranno veramente molto complesse. Prossima, sempre in trasferta contro la Lazio. Prima del derby, che all'andata l'Inter ha vinto 2-1 e quindi diciamo tre settimane di fuoco per i rossoneri. Sono però tre settimane che agli allenatori servono per capire a che punto si è con il lavoro, a che punto è la squadra a che punto sono i meccanismi di gioco e poi sono partite che in campo non si può non avere piacere a giocare. Quando sale l'adrenalina, la posta in palio adrenalina che il Milan prova a far salire, ottimo abbiamo detto inizio del Genoa. Adesso i rossoneri cercano di impostare una manovra affidandosi a Mancioppi che cerca di scodellare un pallone d'esterno, magari cercando lo scatto di La Morte che Correggimi se sbaglio, mi sembra che non abbia ancora toccato un pallone. Non so se ne abbia toccato uno o zero, sono comunque pochissimi. È un Milan che in generale sta facendo fatica a costruire. Adesso abbiamo visto Mancioppi se l'è presa con i movimenti dei propri compagni che non sono stati quelli che voleva o che sono arrivati in ritardo. Sta faticando. Cerca il virtuosismo, Pellicano prova ad andare via a Frugnoli che adesso... Sembra che si sia spostato sulla corsia mancina. In realtà dovrebbe essere solo momentaneamente. Torna nella sua posizione di difensore centrale mentre imposta ancora una volta il Genoa con l'esterno di Pinelli. Viene a legare il gioco l'Attari, però non è preciso. E allora riconquista palla il Milan con la morte. Eccolo, secondo e terzo pallone toccato. Giocatori tecnici hanno bisogno di sentire il pallone perché hanno bisogno di entrare in partita toccando la sfera e, e poi lo sappiamo basta poco ai numeri 10 per indirizzare una partita ecco che prova ad accendersi la morte capisce però tutto e molto bene Pinelli che ha iniziato la grande partita anzi scusate era Grossi cercato Pellicano limite dell'area di rigore prova a rientrare era una via di mezzo tra un dribbling e un passaggio l'area di rigore però era occupata solo dalle maglie rossoneri e quindi Toriani ha peccato forse di altruismo, di solito i numeri 9 peccano di egoismo. Lui ha peccato di altruismo perché poteva andare da solo e cercare la porta. Ancora una volta il Genoa bravo a trasformare l'azione da difensiva in offensiva. Ancora una volta il Milan si chiude bene, ma lavora male a centrocampo. A proposito di assenze, è curiosa la. Presenza, diciamo, di Tordiani non sarà della partita. Edoardo Colzani, portiere classe 2006, cresciuto in una delle culle della pallacanestro Cantù. Eh, lui da piccolo, anzi, i suoi genitori volevano che praticasse il basket, eh, lui invece, quando vedeva un pallone da basket, lo calciava con i piedi e quindi diciamo che la strada era scritta. Era scritta sicuramente a livello di centimetri, per cui ha cambiato sport, ma è rimasta fondamentale questa sua caratteristica. Sono davvero impressionanti alcuni ragazzi considerando che sono minorenni quasi tutti a livello di fisicità e i portieri chiaramente. Per ruolo, soprattutto nel calcio moderno, hanno bisogno di essere alti oltre che, come sappiamo, di lavorare bene con i piedi. Cerca di lavorare bene con i piedi grossi, non riesce però... A smorzare un pallone obiettivamente molto complesso. Camilletti con una facilità impressionante si è girato proprio su Martinazzi. Fa guadagnare però, rimessa laterale al Milan. Stoppa Tezzele, deve venire fuori praticamente da un ginepraio. E allora riparte il Genoa in contropiede con Lattari. Ce ne sono due sulla sua corsia. Cerca e sceglie Carbone che vuole andare sul destro. Va alla conclusione, ribattuta. Stavolta contro Pide, condotto molto bene dal Genoa. Nell'uno contro uno i difensori del Milan, lo ripetiamo: sono bravi, tengono. Prova ad andare via. Carbone. Che questa volta con un dribbling fa fuori il diretto avversario. Nell'occasione precedente è stato molto bravo De Bonis eh, da terzino a chiudere la conclusione del numero 10, che poi, con un gran numero è andato via momentaneamente a Grilli, però fa vedere che la qualità ne ha è tanta. Giustifica il numero sulle spalle, esatto. mi viene da dire. Lui, la morte, ma non sono gli unici in campo in questo momento. Sono i classici giocatori a cui basta una fiammata. Vediamo se la fiammata la trova il Milan con Eberini che cerca. Martinazzi con un colpo di testa non dico rischioso, però Ferroni ha contato sulla presenza di consiglio. Calma olimpica in questa giocata. Forse sulla panchina qualche brivido l'hanno corso, però anche questo è sintomo di fiducia. Non solo la morte, ma anche Martinazzi e Ibrahimovic hanno toccato veramente pochi palloni, è difficile andare da quelle parti, adesso ci prova il Milan, ma è stato bravissimo eh, Dodde ad allungare il piede, a prendere il pallone e a impedire alla morte, non dico di andare in porta, ma di costruire una transizione che sarebbe stata molto pericolosa. È un Genoa che sta lavorando benissimo nella zona centrale del campo. Non può essere un caso che Ruotolo fosse un centrocampista nella sua carriera. E che carriera! E mi che viene carriera. Da eh, sicuramente qualche dritta l'ha data ai propri ragazzi, sicuramente qualche consiglio l'ha dato, ehm, ma di certo hanno assorbito i suoi giovani. Rimessa laterale per il Milan. Adesso in zona d'attacco. Non ci arriva di testa la morte. E allora Grossi prova ad allontanare. Trova molto bene l'Attari, che fa uno stop veramente notevole, come quello in precedenza, dove prov ha provato ad andare alla conclusione. Anzi, l'ha fatta partire. Uscita alla sinistra di Toriani. Cosa dire di Gennaro Ruotolo? Basta sottolineare come sia il primo nella storia del club del Genoa per presenze 502. Sì, e in pochi lo sanno, ma ha giocato anche una partita in nazionale. E con che nazionale? Era il 91. Era l'Italia di Azeglio Vicini. Giocò contro la Danimarca. Prima, però, attenzione a questa ripartenza, fermata fallosamente. Trattenuta e cartellino giallo per Grilli, che diventa quindi il primo ammonito del match. Noi chiudiamo velocemente il discorso su ruotolo. Era il 91. Era una nazionale stellare, quella che in modo molto sfortunato arrivò terza ai mondiali del 90 e avrebbe meritato molto di più ma basta leggere i nomi in campo quel giorno Zenga, Bergomi, Baresi, Maldini, Ruotolera a centrocampo con il Principe Giannini, con Nicola Berti in attacco Mancini, Totò Schillaci e poi un indimenticato e indimenticabile Gianluca Vialli Formazione straordinaria c'era anche Pietro Verkwood, lo Zar, uno che è stato soprannominato, anzi, è stato definito da Maradona come semplicemente il più forte difensore che il Pive Oro abbia mai incontrato in carriera. Mentre Carbone cerca di stoppare questo pallone con il petto, il cross è di Sancinito. Non è un granché, però ci arriva dall'altra parte Pellicanò che può continuare a manovrare. Allora il Genoa cerca di venire fuori. Grossi con il dribbling, recupera il Milan, eccola la pressione dei rossoneri si fa vedere. Martinazzi, vediamo se viene servito. Sì stoppa il pallone in maniera perfetta va all'uno contro uno e viene fermato da un monumentale Pinelli forse è il primo rischio che corre il Genoa in questa partita la prima ripartenza che concede al Milan per un pallone perso il Milan in questo caso in due passaggi ha fatto il Genoa in questa prima parte di gara è arrivata nei pressi dell'area avversaria poi ha provato l'uno contro uno Secondo me è una soluzione che ci poteva stare anche perché non era molto supportato dai compagni. È stato bravo il geno a chiudere. Eccolo il mancino di Camilletti che prima ci descrivevi a cercare sempre le punte. E con quel piede è molto difficile, però, in un modo o nell'altro le trova sempre. È un tentativo ed è un'arma un importante per il Genoa quando non riesce a costruire palla a terra, si affida. Al proprio regista arretrato e il regista arretrato è senza dubbio Camilletti. De Bonis ancora una volta ignorato, e quindi si va dalle parti di Mancioppi che ricomincia da Grilli. Vede il numero 3 servito in questo momento. Lo stop è con uh, il piede debole, ancora Mancioppi c'è cioè dall'altra parte, tutto solo. E Berini che prova a buttarsi dentro cercando di imbastire una trama offensiva, rientra sul mancino, ma viene chiuso da due tre maglie e quindi deve ricominciare all'indietro. Bravo Manciopi a gestire questa sfera. Poi ci pensa la Morte che prova ad accendersi. Allora De Bonis torna dal numero 7, adesso Gualdi, un in mezzo. Chiaro che Luca è difficile trovare degli spazi il Genoa si sta difendendo molto bene e hai sottolineato bene tu ha rischiato solo in un'occasione di contropiede. È la prima volta dall'inizio della partita attenzione a questo lancio è la prima volta dicevamo che il Milan riesce a fare possesso palla. Lancio ben curato, anzi ottimamente curato da Leonardo Ferroni, classe 2005. Come hai detto bene tu, ex della gara, lui è italo-rumeno, una presenza nella nazionale in Romania Under 18 eh, e gli ultimi due anni eh, ha giocato nel Milan, prima ancora era della Feralpi Salò. Quest'anno cinque presenze, tre in primavera e due nell'Under 18. Vediamo se è il Genoa che sta rifiatando o se è il Milan che sta prendendo le misure, perché adesso i rossoneri riescono a tenere di più il pallone, a farlo girare, a guadagnare metri. Qua Carbone... Rischia, rischia un giallo abbastanza sciocco. Però sono minuti in cui la squadra di Terni sembra aver preso le giuste contromisure. Ha rischiato un giallo di troppo. Ma gara, comunque e va detto: molto importante, ma anche molto corretta. Fino a questo momento, un cartellino giallo di mestiere, diciamo così: per Grilli che ha trattenuto Carbone e ha fermato una ripartenza pericolosa. Però, gara sia piacevole che come abbiamo detto, molto corretta. Gualdi cerca Martinazzi che si è buttato bene in area di rigore. Possesso palla ancora del Milan. Non lascia uscire il pallone Grilli, non si accontenta della rimessa laterale. Allora ancora Gualdi. Col mancino prova a cambiare completamente gioco da Eberini. Lotta. Praticamente con Dodde, sì, è la rimessa laterale è per il Milan. Prima l'abbiamo apprezzato in fase difensiva, ma in avanti non ha timori Berini, si fa vedere e comincia a instaurarsi un legame con Gualdi, che è la seconda volta che sventaglia da quel lato, è la seconda volta che trova Eberini. Piano piano, piano piano la squadra di Terni macina gioco. L'abbiamo visto anche nell'impostazione da dietro quando fanno girare palle due centrali da una parte De Bonis e dall'altra Berini sono sempre oltre la linea di centrocampo, quindi cercano di dare riferimenti offensivi in questo senso. Il colpo di testa da allontanare è stato di Arata, il capitano del Genoa e adesso ci mette il piede e come eh, e Berini e la rimessa laterale è per il Grifone e quindi affidato probabilmente al, alle mani di Camilletti. Per il momento, nonostante il Milan abbia guadagnato campo, il Genoa riesce a difendersi anche perché i rossoneri, alla fine, come ultima giocata, tentano sempre il lancio lungo, che non sta cogliendo impreparata la retroguardia di casa. Carbone, lancio fantastico per l'Attari, scattato in posizione assolutamente regolare sulla corsa di sinistra, prova ad accentrarsi. Si fa incontro in una, per un primo momento Pinelli. Allora decide però di cambiare gioco l'attari andando da Sancinito. Ora proprio Pinelli in possesso palla. Ricomincia da Ferroni. Lanci profondità per un attimo. Brivido, tra diciamo un'incomprensione tra, tra Frugnoli e Torriani. Torriani non l'ha chiamata. Allora Frugnoli l'ha stoppata. Aveva alle spalle Pellicano. Ferroni le ha prese tutte fino a questo momento di testa, sta giganteggiando. Prima ha provato anche a impostare. È chiaro, le caratteristiche non sono le stesse di Camilletti. Eccolo: Tezzele da uomo ora più arretrato, quindi diciamo lui centrocampista centrale, mediano che viene a prendersi il pallone quando ha bisogno di legare. Cercato ancora una volta De Bonis con un lancio raggiunge sì il numero 3 del Milan, ma anche Sancinito, che in questo momento ha la meglio. Sì, Tezzele fa il play, e da play, come ormai siamo abituati a vedere, in possesso viene proprio a giocare tra i due centrali. Il Milan di fatto imposta a 3, poi è una difesa a 4 con Eberini e De Bonis laterali. Fazione fotocopia. Non è un replay con Ferroni che prende anche questa di testa, c'è da dire, però si è fidato molto bene di consiglio. Quindi altro brivido sulla schiena della panchina del Genoa. Adesso errore banale, però possiamo dire confermata l'impressione che abbiamo avuto pochi minuti fa. È un Milan diverso. È un Milan che ha preso campo, che ha acquistato sicurezza e adesso riesce a tenere lì il Genoa. Probabilmente il Genoa ha anche speso tanto all'inizio, quindi deve rifiatare. Milan, allenato da Cristian Terni, che esattamente come Gennaro Ruotolo è alla sua quinta stagione sulla panchina, ovviamente, del Milan. È un ex difensore che fa registrare 138 presenze in Serie B tra Como, con cui ha conquistato la promozione in Serie A 19 anni dopo. Ternana, Salernitana, Cremonese e Avellino, e 253 presenze in Serie C. Quindi anche lui di campo ne ha visto. E come ne ha visto, e secondo me quando ci si trova. Ad allenare dei ragazzi poi conta tantissimo questa esperienza, non solo a livello tecnico-tattico, ma a livello di vissuto, di spogliatoio, di emozione nel giocare certe partite. Di esperienza qua intanto Arata e Camilletti chiudono la morte che si era inserito con i tempi giusti non è riuscito ad arrivare sul pallone facile preda per consiglio per quanto riguarda il Milan tantissime cessioni tra mercato estivo e di riparazione tra le quali eh, Vladislav Nagrudny lui è italo-ucraino lo conosciamo bene perché 100% da titolare gioca con la cremonese primavera che sta facendo Luca un campionato a parte sta dominando il proprio girone la Cremonese, trascinata da uno strepitoso Stuckler in avanti, ma è tutta la squadra che sta girando a meraviglia. Anche il compagno di Stuckler direi che non è male, il compagno d'attacco, Giacomo Gabbiani, intanto calcio d'angolo per il Genoa. Cross di Carbone, praticamente indisturbato, sancinito, Carbone non è riuscito a pescarlo. Ha Una seconda chance, dribbling fantastico su Gualdi, ma obiettivamente molto difficile anche perché il campo finisce. L'idea era giusta, perché il difensore era uscito con i tempi corretti, gli aveva chiuso la luce dell'area di rigore, non poteva crossare, non aveva spazio, ci stava a tentare il dribbling, era molto a ridosso della linea, serviva davvero il coniglio dal cilindro. Tra le eccezioni del Milan si registrano anche quelle di Alberto Chisurine e Federico Tavernaro che sono passati al Venezia. primavera e eh, Edoardo Ghibaudo alla Juventus. Comunque si tratta Luca di ragazzi che eh, giocano in primavera, giocano bene, sono indispensabili per la squadra. Quindi, il settore giovanile del Milan, diciamo che i rossoneri possono stare sicuri che i talenti, i talenti ne sfornano. E come ne sfornano, lo sta dimostrando anche la prima squadra. Eh sì. Dove sempre più spesso stanno debuttando giovani dalla primavera. Quest'anno chiaramente è salito agli onori della cronaca prima di tutti Camarda, ma poi Ciacatraore ha fatto vedere ah, certo. cosa è capace di fare. È un settore giovanile che sta producendo e sta lavorando bene. De Bonis scansiona l'area di rigore, ci arriva però prima di tutti Ferroni che tocca il pallone. E dice a consiglio, guarda, a consiglio, guarda, gestiscilo tu mentre adesso l'estremo difensore del Genoa prende il pallone tra le mani per la pressione alta di Martinazzi. Dove è arrivato con le mani, la linea di metà campo. Quando si dice rimessa lunga in questo caso, lunghissimissima. Con la mano, è riuscito a far ripartire il Genoa raggiungendo il centrocampo davvero. Un lancio da, da lanciatore del peso del giavellotto, che dir si voglia. Genoa adesso che cerca di rimanere in zona offensiva, perde qualche metro, però prova a chiudere il primo tempo. E a proposito di primo tempo, si dice il tempo vola quando ci si diverte. Siamo già al 42esimo, quindi 3 più recupero alla fine. Pellicano adesso cerca di venirsi a prendere i palloni perché ne sta ricevendo un po' di meno rispetto all'inizio partita. Perché il Milan ha alzato la pressione. Il Milan adesso sta giocando. E quindi diciamo che ogni sfera per gli attaccanti è da gestire bene. È chiaro, è molto difficile, perché è un punto quando te ne arrivano tanti, è un punto quando te ne devi venire a prendere quando ti cercano un po' di meno. Pellica no. Diciamolo, perché è corretto sottolinearlo, oltre alle doti calcistiche di cui abbiamo già parlato, frequenta il liceo sportivo e ha ottimi voti in tutte le materie, a quanto ci dicono. E questo è sintomo di un ragazzo serio che prende con la giusta passione e il giusto impegno entrambe le carriere. Fortunatamente abbinare carriera accademica e carriera calcistica non è più una novità. Negli ultimi anni ci sono stati tanti calciatori laureati. Speriamo che ce ne siano ancora di più. Perché non deve essere un out-out o giocare a calcio ad alti livelli o proseguire negli studi. E quindi ci piace sottolineare il fatto che Pellicano oltre a trovare il gol con facilità. Va anche bene a scuola, magari non con la stessa facilità perché bisogna fare dei sacrifici, ma riesce con lo stesso profitto. E intanto, proprio da voi non potete vederlo, ma da, dalla strada hanno rimesso un pallone in campo che era precedentemente uscito, quindi c'è stato il rischio forte di ritrovarsi con due palloni in campo. Questo non è successo, il Milan può ripartire, hai detto di Pellicano, a noi della giovane Italia piace tantissimo sottolineare come un ragazzo sia appunto serio e consideri anche la carriera scolastica, quindi didattica, alla pari di quella calcistica anche perché se è un ragazzo giovane ti trovi in un settore giovanile, in uno di quelli più importanti e pre prestigiosi, è facile montarsi un attimino la testa e invece... È bello parlare di queste storie di ragazzi seri con la testa sulle spalle a cui piace studiare e anche giocare a calcio, che è quello che poi raccontiamo. Innanzitutto, prima, però, occhio al contropiede. Pellicano, come sempre. Pallone geniale per l'Attari. A tu per tu con Torriani. Questa, forse, Luca, l'occasione più grande della partita del Genoa. Finisce fuori. Occasione gigantesca. Si sono invertiti i ruoli. Pellicano ha fatto il rifinitore. L'Attari ha fatto il centravanti, tutto giusto tranne la conclusione. È un errore da matita blu. Errore da matita blu oltre alla palla geniale di Pellicano. Mentre il direttore di gara dice che per questo primo tempo basta così. Quindi, pit stop di 15 minuti. C'è da sottolineare, rifinitura di Pellicano, errore di Lattari ma come sempre a recuperare palla lì in mezzo c'è Pinelli che ha avviato un grande contropiede. Luca, te caldo o te freddo perché qua fa molto caldo, ci rivediamo tra 15 minuti per il secondo tempo di Genoa Milan. Fortunatamente oggi il te caldo non serve, però ci prendiamo una pausa, voi mi raccomando puntuali per la ripresa. Eccoci tornati in diretta, Luca. Stiamo cercando di captare qualcosa vedendo i giocatori in campo, però non sembrano esserci cambi. cambi. Quindi si ricomincia con i soliti 22. Sì, gli allenatori per ora non attingono alle panchine. Il Genoa, per eh, come è interpretato il primo tempo, probabilmente farà dei cambi a livello di fiato e di intensità per mantenerla alta fino alla fine. Il Milan, negli ultimi minuti, ha giocato molto meglio. Nella prima metà di gara sembra aver trovato le giuste contromisure, e quindi è corretto dare continuità agli undici che hanno iniziato la partita. In Milan ultimi minuti, molto meglio. C'è da dire che, però, Genoa si sta difendendo alla grande. Infatti, non ricordo conclusioni verso lo specchio della porta. Difesa da consiglio, non ci sono stati tiri, però ha preso campo. Ha iniziato a fare possesso, a premere, a tenere il Genoa nella propria metà, a far correre i ragazzi di ruotolo. È quello che devono fare i ragazzi di Terni, è quello che sanno fare, puntando poi sulle individualità. Martinazzi, bravissimo, in palleggio Mancioppi, prova a girarsi, era obiettivamente molto difficile, non ci arriva Pellicano ci arriva come Lattari che può far partire il contropiede è 3 contro 1 e quindi aspetta la sovrapposizione di Carbone che arriva in questo momento, Lattari non riesce a passare in mezzo a 2, Carbone può andare al cross ma è in posizione irregolare buona iniziativa in contropiede del Genoa, sembra una fotocopia dall'altra parte perché è il Milan che nella prima frazione si è affidata un po' alle ripartenze l'abbiamo viste anche da parte del Genoa però adesso sono i ragazzi di Ruotolo che hanno provato a farlo Male a Torriani. Veramente impeccabile, però, il reparto dei rossoneri quando si trova a dover difendere appunto di reparto collettivamente. Mi stanno veramente impressionando per la tranquillità con cui riescono a risolvere ogni situazione tattica, che si tratti di scappare, che si tratti di difendere di posizione. Veramente prestazione. Degna di nota quella della retroguardia rossonera. E a proposito di tattica, guarda la posizione di Tezele. Posizione di Tezele, come al solito in impostazione si abbassa, fa il regista della squadra, quindi possiamo dire tranquillamente: un Milan con due play: uno è Mancioppi, l'altro è Tezzele. E in questo modo riesce a trovare più sbocchi, Matteo Tezzele. Che 16 presenze, 15 su 15 in under 18, di cui 14 da titolare. E senza essere sostituito, questo è un fattore. Più una in primavera in Youth League da titolare contro il Newcastle. Al momento è il primo giocatore della rosa per minutaggio, il capitano del Milan. Mentre di testa svetta Camilletti che gioca vicino a un altro capitano, ovvero Arata. Cerca la profondità, Gualdi trova solo. Maglie bianche e quindi prova a ripartire il Genoa con Dodde che mette giù il pallone e ricomincia dalle parti proprio di Camilletti. Ogni squadra ha bisogno dei suoi insostituibili, dei suoi punti fermi, sicuramente Tezzele è il punto fermo del Milan o uno dei punti fermi del Milan. Non è un caso che abbia la fascia al braccio, non è un caso che abbia giocato tutte le partite e che non venga sostituito. Caposaldo sia del centrocampo ma anche della difesa. Lui, infatti, è molto duttile. Rossonera quasi sempre rimane come ultimo uomo. Ragazzo molto deciso dalla grande personalità. Questo è Matteo Tezzele. Adesso il Milan non riesce a intavolare una manovra offensiva convincente. Quindi c'è Carbone che prova il dribbling, viene però fermato da un ottimo De Bonis che magari sì. Non dico che stia spingendo poco perché si fa vedere, però difensivamente è sempre molto attento, nel primo tempo ha murato un paio di occasioni, eh, un paio di tiri a carbone e adesso ferma la manovra del Genoa. Come tutta la difesa del Milan, perché è sempre stata attenta, solo nei primi 25 minuti il centrocampo si è fatto sovrastare da quello del Genoa, ma poi anche il reparto ha trovato... Il reparto composto da Manciopi, da Tezzele, ha trovato i giusti automatismi e adesso è una gara alla pari. Eberini all'indietro per Torriani, chiama in causa quindi l'estremo difensore del Milan. Eccolo Tezzele che viene a prendersi il pallone ormai bassissimo, sembra quasi una linea 5, quella di eh, difesa con Eberini e De Bonis che adesso si sono leggermente abbassati, magari per cercare di costruire maggiormente e. Eh, Comunque il Milan che tiene la squadra sempre molto larga cercando l'ampiezza del campo. Non è detto che sia la chiave perché il Genoa 3-5-2 sugli esterni spinge però forse stanno cercando di evitare di andare a intasare il centrocampo dove i padroni di casa si chiudono bene. Quindi sicuramente spingere sulle fasce può essere... Una strategia, o anche solo il tentativo di provare qualcosa di diverso. E chi ha chiuso bene, indovina un po'. Proprio Ferroni con un colpo di testa ha messo. Pallone in rimessa laterale per il Milan, che adesso cerca di sfruttare con la morte. Cercato in area di rigore, ancora una volta anticipato. E Berini può affidarsi a Mancioppi che è molto bravo in un primo momento sembrava fallo sul numero 7 tutto regolare secondo il direttore di gara prova a sgasare allora Lattari siamo già dall'altra parte cerca la profondità curato alla grande sempre dal capitano Tezzele che torna da Torriani e di prima intenzione allontana il pericolo abbiamo visto il passato da difensore di Tezzele pianta di tempo corsa all'indietro fisico c'era tutto in questo recupero di palla Pezzere da una parte, ancora una grande chiusura di Ferroni dall'altra. Insomma, in questo momento vincono le difese. Ovviamente il punteggio è 0-0, quindi anche a livello di risultato. Però sì, tecnico, tattico, le difese stanno brillando sicuramente più degli attacchi. Ottimo controllo orientato di Mancioppi che subisce fallo. Calcio di punizione già battuto per il Milan che adesso vuole cercare di sfondare. Cercato Martinazzi, in area di rigore, viene fuori. Alla grande, Arata, il capitano. Allontana il pallone Quindi è costretto a tornare indietro il Milan Sempre da Tezzele La morte può anche pensare di andare alla conclusione Se la posa su mancino, La fa partire E trova un gol Semplicemente Meraviglioso Cosa dicevamo Luca? La morte Un pallone giocabile Un pallone toccato Gol dell'1-0 Fantastico L'abbiamo detto nel primo tempo I giocatori così Hanno bisogno di sentire il pallone E possono necessitare solo di una fiammata la fiammata è arrivata, tiro all'incrocio, tecnica, potenza, personalità, 1-0. E sigla il suo sesto gol in campionato. Il capocannoniere del Milan, per lui anche tre assist. Questo è Alessandro Lamorte, giocatore fantastico. Si è visto poco nel primo tempo, ha cercato di accendersi, adesso l'ha accesa e come la partita. Se l'ha inventato letteralmente. Una azione che sembrava ristagnasse perché il Genoa era chiuso. Il Milan al posto di andare in orizzontale ha innescato il proprio numero 10 e poi non siamo degli indovini. Semplicemente giocatori con queste qualità è ovvio che possano accendersi in un istante. Ha avuto il pallone giusto, non si è lasciato pregare. Forse poteva essere contrastato prima. Però, comunque, sono molti più i meriti di La Morte che i demeriti della difesa del Genoa. In questo caso, ha trovato un gol bellissimo che sta decidendo la partita. Quando le gare sono equilibrate, si aspetta una giocata individuale ed è arrivata. E a proposito di bandiere, dopo Tezzel e La Morte, il secondo giocatore di movimento con più minuti nella rosa del Milan. Prima stagione perché è arrivato in, in estate dal Monza, il club dove è cresciuto nella scorsa stagione è stato un insostituibile, facendo registrare 36 presenze tra Under 17 e Primavera. Lui nasce come trequartista o seconda punta, ma può agire anche come esterno offensivo o esterno di centrocampo o mezzala quindi diciamo un tutto campista, termine coniato da noi. Sì, quest'anno, prima però, occhio a questa chance per i rossoneri. Ibrahimovic contro Sancinito. Rientra sul destro, cerca forse la collaborazione di De Bonis, che non arriva perché è chiuso. E allora, intelligentemente, Pinelli con un pallone non semplice va da Grossi. Si scambiano il pallone, le due mezzali del Genoa. E poi, come può, e giustamente, Sancinito va al rinvio non è finita perché ha cercato e trovato lo spazio sulla sinistra per Dodde che alza la testa, cerca Lattari scattato con i tempi giusti, anzi scusate è Grossi, bravissimo Gualdi a capire tutto metterci fisico, metterci il corpo e allontanare il pericolo rifugiandosi da Toriani Gualdi rimonta da 200 metrista è partito che era in svantaggio, si è messo in moto è arrivato prima di slancio per quanto riguarda il discorso sulla morte sì, ex Monza Notevole l'evoluzione tattica di quest'anno. Occhio, occhio a Camilletti che mette il pallone in mezzo, c'è la chiusura puntuale di Frugnoli. Qua abbiamo visto il Camilletti alla bastoni, quindi da braccetto si sposta terzino, mette un cross anche interessante perché è teso forte in mezzo. Bravissimo Frugnoli a chiudere in calcio d'angolo. Sì, dicevamo la morte, evoluzione tattica. Il Monza era trequartista, al Milan quest'anno ha fatto l'esterno offensivo nel 4-2-3-1, l'esterno a tutta fascia nel. Esterno di centrocampo nel 4-4-2. Camilletti in mezzo, facile preda per Torriani, facile preda sì, però è una presa non scontata. No, bisogna farsi sentire e bisogna dare fiducia. Le uscite alte dei portieri servono sia per sbrogliare situazioni pericolose, sia per dimostrare alla difesa che ci sono. Un portiere che esce è fondamentale per un reparto. Un portiere che non esce può dare in sicurezza anche se non commette errori, ma il semplice fatto di sapere che il tuo compagno c'è, che sulle palle alte può darti una mano, fa giocare i difensori più rilassati. Così come fa giocare più rilassati e avere un numero 10 come la morte, abbiamo detto, sta cambiando o sta imparando a livello tattico a ricoprire più posizioni, poi però dov'è che l'ha sbloccata la partita agendo tra le linee. Lui quello è un numero 10. L'altro numero 10, Carbone, prova a pescare l'Attari, tocco delizioso di Pellicano. L'Attari però in posizione irregolare. Ma qua Torriani ha fatto una parata senza senso. Era irregolare. Secondo me il tiro è stato un tiro per far gol, non perché sapeva di essere certo. in fuori gioco. E quindi da segnalare comunque la parata di Torriani, andando giù con la mano di richiamo, avrebbe tenuto a galla il Milan se fosse stato regolare. Si è ripetuta la situazione del primo tempo con Pellicano in veste di rifinitore e l'attari che va alla conclusione. Quindi questi due non si invertono, rimangono così. È chiaro che poi sono situazioni che si, si presentano durante la partita. Comunque, gran match delle due punte del Genoa, che devono essere più servite anche perché i padroni di casa sono sotto nel punteggio. A causa del gol splendido di Alessandro Lamorte Al minuto 7 della ripresa Mentre qua allontana come può Grilli È evidentemente una scelta quella del Geno, Ma come capita spesso quando hai delle mezzali o dei trequartisti con buon tempismo Fai venire incontro il centravanti e butti negli spazi i centrocampisti Pellicano questo lavoro lo sta facendo molto bene e Lattari anche Carbone Ross in mezzo ci arriva di testa alla grande Tezzele che allontana, poi il Milan cerca di trasformare un'azione da super difensiva in offensiva, ancora Geno in possesso, questo pallone gestito obiettivamente male e quindi può respirare il Milan e può respirare Torriani. Prima dicevamo tanto per cambiare chi l'ha presa Ferroni potremmo cambiare il nome chi l'ha presa Tezzele perché adesso è davvero uomo ovunque. Proprio Tezzele in possesso di palla, si fa vedere sulla praticamente sua verticale Mancioppi che però è pressato, deve fare qualche passo in indietro perché la pressione di Lattari è veramente alta. Allora Tezzele, eccolo Mancioppi ed eccolo Lattari che ruba il pallone, scodella dentro per Pellicano, cerca di avere la meglio con eh, questo contrasto su il numero 2 del Milano, ovvero Frugnoli, Rossoneri che allontanano, Genoa che guadagna una rimessa laterale. Ed è la seconda volta che ha chiuso Gualdi con eh, un intervento in ripiegamento fondamentale. Quindi, diciamo due centrocampisti, anche grossi, ma che sta cercando di dare una mano. Attenzione a questa altra occasione. E la parata di Torri... Torriani è stata clamorosa. Ancora una volta, l'estremo difensore del Milan salva il risultato. Questa era regolare. Questo è tutto buono. Questa era regolare, quindi è a tutti gli effetti una parata salva risultato. San quella Cilito di Torriani. Ci ha provato. Torriani ha detto no. Molto bravo a non lasciarsi sorprendere sotto le gambe, come spesso accade, e a opporsi con i piedi. Poteva essere angolato di più questo tiro. Ho la fotocopia di quello di Lattari precedentemente in fuorigioco. Un po' sì, questo era raso terra, quello di prima mezza altezza, però in entrambi i casi molto bravo Torriani. A ipnotizzare l'avversario, e si poteva fare meglio in entrambe le occasioni. Però anche in questo caso, come nel Gol di La Morte, facile sottolineare i demeriti, ma bisogna premiare le giocate. A proposito di giocata a tocco d'esterno, di grossi, fantastico per Pellicano, che vuole andare da carbone. Chi c'è? Ibrahimovic, e quindi tutto il Milan sta cercando di dare una mano in fase difensiva ai quattro dietro. Ci si è messo anche Ibrahimovic. Quando la squadra inizia a girare e trova fiducia, poi li trova in tutti i reparti e in tutti i componenti. Adesso anche i giocatori offensivi che prima sembravano quasi fuori dalla partita... Hanno iniziato a dare il proprio contributo. Gualdi si era visto poco nella prima frazione, si erano notati di più Tezzele a centrocampo e Mancioppi ha fatto due interventi provvidenziali. Ibrahimovic ha toccato pochi palloni dalla metà campo in su, ma adesso è stato davvero provvidenziale. Sta iniziando a girare tutto il Milan, ma già da diversi minuti. Possiamo dire metà partita ha prevalso il Genoa, e metà partita adesso sta prevalendo il Milan. Si predispone nuovamente. Lo schema del primo tempo su punizione: il destro di Carbono, il sinistro di Camilletti, va il 10. E ancora una volta Frugnoli, provvidenziale in anticipo su Ferroni. Riparte il Milan, il tocco è buono di Ibrahimovic e lo stop è altrettanto buono eh, di Martinazzi prova a entrare in area di rigore, anzi si tratta di Gualdi Gualdi allora va dalla morte che prova a far valere tutta la sua tecnica tutta la sua tracotanza dal punto di vista della qualità e allora il tocco di prima è di Lattari cercando di mettere in moto Grossi con un dribbling fantastico, va via, subisce fallo calcio di punizione, 7 contro 7, Amunito, Mancioppi Un trappo notevole di Dodde per rompere le linee di pressione del Milan, per trasformare l'azione in una ripartenza. Il fallo di Manciopi lui protesta, ma è netto e soprattutto è netto il cartellino giallo. È il più classico dei falli tattici. Spesso i falli tattici sono utili. Questo è stato molto utile per il Milan. E diventa il secondo ammonito della gara. Il primo è il suo compagno di squadra, Vero Grilli. Quindi abbiamo due gialli per i Rossoneri. Zero per il Genoa, che adesso è costretto però a cercare di riprendere la partita e quindi Ferroni va da Carbone, arriva Grilli che come può spazza lontano il pallone da 5 a 5 da Grilli a Arata il capitano per Camilletti, gli si fa incontro la morte, Camilletti allora lo guarda e decide di non rischiare andando da Ferroni. Il segnale di un genio a che fatica è anche Carbone che nei primi minuti di questa partita sembrava incontenibile, adesso non trova la posizione giusta, vediamo se adesso si illumina. Non trova neanche in questa circostanza la posizione giusta perché il possesso è rosso-nero, quando i minuti di gioco sono 17 non vedo particolari movimenti sulle panchine, cioè di giocatori subito pronti ad entrare, quindi per il momento ruotolo da una parte, tarni dall'altra, confermano questi 22. Adesso Terni è sicuramente più soddisfatto rispetto a inizio gara. Non può esserlo ruotolo. Vedremo. Perché poi spesso è una partita a scacchi anche tra gli allenatori a chi cambia prima. Vediamo chi farà la prima mossa. Perrone di testa. Secondo colpo di testa e di la morte. Adesso il Milana può cercare di imbastire una manovra offensiva che viene prontamente sventata dal Genoa. Carbone allora cerca di mettere in movimento Pellicano con un tocco di prima difficilissimo. Il numero 9 va in pressione su Toriani. Che però facile facile si rifugia dalle parti di Frognoli. E Berini ancora Frognoli di prima. Vada dalla verticale che viene chiusa da Pinelli. Allora Camilletti per. Praticamente ottiene un 1-2 con Dode. E adesso qua Pinelli con una mezza Veronica si disfa di Martinazzi e Genoa che può ricominciare. Attenzione, qua Grilli si stava per perdere. Pellicano è fortunato perché l'ultimo tocco è dell'attaccante del Genoa. E quindi la rimessa, laterale è per il è, ah, scusate, la rimessa dal fondo è per il Milan. Ha fatto carambolare il pallone addosso a Pellicano Grilli, puntualità in questo intervento del numero 5, ma partita impeccabile di tutti i difensori del Milan, fin dall'inizio, anche quando alcuni dei loro compagni faticavano, non hanno mai sbagliato una chiusura. Ha rischiato molto qua Grilli perché per sua fortuna ha preso il pallone con Pellicanò alle spalle, non l'ha neanche guardato, li tocchi l'attaccante ed è calcio di rigore. Sì, è stato prudente, pulito. E poi Fortunato conta anche quello nel rimpallo. Frugnoli contro Pellicano che si libera bene dall'avversario. Calci in porta e sfiora il gol dell'1-1. Eccolo, Pellicano. Aveva fatto tutto benissimo. Protezione, girata, destro un po' strozzato. Si era liberato di fisico. Forse questa è stata la prima volta in cui i difensori del Milan si sono lasciati sorprendere nei duelli. Pellicanò ha sbagliato come sta accadendo al Genoa, in un, come è accaduto al Genoa in un paio di situazioni. L'ultimo tiro. Antonino Pellicanò, classe 2006, per, per lui è la dodicesima presenza in campionato. Le prime due da subentrato, le successive nove, con questa dieci, da titolare. Ha ricevuto anche una convocazione in primavera in Coppa Italia. Settembre non ha esortito, è arrivato in estate dalla Fiorentina quando si arriva in una nuova squadra c'è bisogno di tempo per adattarsi ecco il motivo per cui ci ha messo un po' ma poi è entrato nelle gerarchie ed ecco Pellicano litiga con il pallone carbone e alla fine c'è un tocco da parte di Mancioppi il direttore di gara ha segnalato un fallo in attacco e quindi sarà calcio di punizione per il Milan strano questo fischio sì. io non credo che sia fallo in attacco L'ha monito per simulazione, la monito non per fallo in la monito per simulazione. E quindi cartellino giallo per Sancinito, che si era inserito con i tempi giusti, l'abbiamo visto in precedenza. L'occasione forse eh, non la più grossa, perché il giro ne ha avute, ma una delle tre più colossali, dove Torriani ha fatto una bellissima parata. Ancora una volta gli inserimenti dei quinti, in questo caso. Simulazione, secondo il direttore di gara... Il signor Federico Tassano della sezione di Chiavari e quindi Sancinito che diventa il primo a Molito per il Genoa. Non ha avuto dubbi l'arbitro. E devo dire che anche i compagni non hanno praticamente protestato. Segno che forse ha accentuato il contatto, Sancinito. Se c'è stato un contatto. Quindi, giallo per simulazione, penso di poter dire corretto. Ecco il primo cambio della partita per il Genoa. E quindi è pronto a subentrare. Tra pochissimo, vi diremo chi mentre si lotta. Abbiamo anche il sole in faccia. Quindi situazione molto complessa. Con la morte che non arriva, sul pallone. Allora, Arata ha la meglio, strapotere fisico del capitano del Genoa. E riesce a pescare. Alla grande carbone. C'è in mezzo tutto solo lattari. Visto, servito lattari. Ancora una volta. Torriani, ancora l'attari. Alta e la porta. Sembra stregata per il Genoa. Super Torriani. Tutto nato da un lancio di Camilletti, tanto per cambiare, che con il suo sinistro sa innescare i propri compagni nel reparto offensivo, la giocata di carbone è giusta, il destro di Lattari forse anche rispetto a quelli di poco fa che erano poco angolati, strepitoso Torriani, che sta salendo in cattedra, ha abbassato la Saracinesca già da un po', sta dicendo da qui non si passa. Se facessimo un rapido conto, intanto qua c'è un altro cartellino giallo. O Carbone o Pinelli. Pinelli, per pinelli, Pinelli. Per Pinelli, dicono dalla regia. Ed è proprio Pinelli che esce. E quindi cambio per il Genoa. Esce Pinelli. Ed entra il numero 16, ovvero Fazio, ne parlavamo prima. La prima mossa è arrivata. Se è una partita a scacchi, la prima mossa è arrivata ed è stata di Mister Ruotolo. Spazio giocatore duttile che può agire da play, da mezzala, anche da difensore centrale eventualmente. Vediamo dove andrà a collocarsi. Io penso o da play o da mezzala, visto vista l'uscita di Pinelli. La morte il tocco di prima anticipato Martinazzi, quindi Adesso il Genoa prova a distendersi, sì, perché l'ultimo tocco è di e quindi la rimessa laterale è per i ragazzi di Gennaro Ruotolo. Camilletti all'indietro da Arata. Per vie orizzontali si affida a Ferroni, chiamato in causa. Alza la testa, vuole andare al lancio lungo, così è. C'è Grossi che è scadato molto bene, protegge il pallone. Prova a girarsi, a far valere fisico e tecnica. Si propone anche Fazio, praticamente nel ruolo di terzino, lui che è un giocatore molto duttile. Adesso c'è un contrasto. E dovrebbe essere calcio d'angolo per il Genoa. Penso rimessa laterale. Perché ha salvato il pallone prima che uscisse Berini. Ed ecco e la risposta è. di Mister Fermi. Sarà probabilmente una doppia risposta. Adesso, vediamo, esce il numero 4. Esce Berini. Ovvero Berini ed entra il 14 vale a dire l'hai citato nel Sandler. Primo tempo Sandler altro cambio perché esce il 18 esce scusate l'8 ovvero eh, ovviamente Gualdi ed entra invece in, eh, Battistini, Battistini. l'avevamo anticipato nel primo tempo il Milan al centro della difesa ha cambiato spesso uomini in questa prima parte di stagione entra Sandler, che è un finlandese sotto età perché è 2007, sì. però ha già dimostrato di avere personalità. Cresciuto nel vivaio di una squadra che comincia ad affacciarsi nel panorama internazionale come l'HJK Helsinki, non è tra i convocati parmigiani, però, dato che l'abbiamo sottolineato prima per eh, Pellicanò, lo sottolineiamo anche adesso per. Eh, un giocatore del Milan, anche se non presente, a testimonianza di quanto reputiamo importante portare avanti entrambe le carriere. Prima però attenzione a questa chance per il Geno. Con l'attacco che mette il pallone in mezzo e ci mette una pezza Sandler al primo pallone toccato. Adesso il Milan a spazza, funziona per il momento la contraerea difensiva rossonera. Buon lavoro di Battistini che adesso cerca di addomesticare, cercare di tenere in gioco questa palla, ma il Genoa c'è, il Genoa è salito e in questo momento sta dominando. Sì, finiamo il discorso su Parmigiani, dicendo è entrato Sandler, appunto non Parmigiani, che oggi non fa parte dell'elenco dei convocati, ma dato che avevamo citato prima Pellicanò, per sottolineare l'ottimo rendimento scolastico oltre a quello in campo, Parmigiani è un altro ragazzo che, a quanto ci dicono, a scuola ottiene grandi risultati. La sua materia preferita è diritto e probabilmente la coltiverà anche all'università. Il tocco di Dodd per cercare di mettere in movimento, probabilmente, l'Attari, mentre c'è un intervento in scivolata giudicato regolare dal direttore di gara. Si continua a giocare con Tezzele. Vellika no, arriva sul pallone ma c'è stato un fallo proprio da parte di Dodde e quindi il calcio di punizione è per il Milan che può rifiatare e guadagnare secondi. Peccato per l'offensiva del Genoa ovviamente perché poteva essere una chance, fallo netto. Il Milan che ora ha preso in mano la partita a livello di tranquillità, di gestione del pallone, di organizzazione tattica, il Genoa sta facendo fatica anche se... Ha creato i presupposti per l'1 a 1, trovando sulla sua strada un eccellente Torriani. Sandler, appunto per Torriani, che va a rinvio di prima intenzione. Al colpo di testa è di Camilletti. Adesso si lotta. Scontro tra Grilli da una parte, Pellicano dall'altra. Arriva Tezzele, cerca di mettere ordine, mastica questo pallone. Poi Dode mette in movimento ancora una volta l'Attari, che cerca la profondità, cerca Pellicano, è costretto ad arretrare. Fazio, secondo pallone toccato della sua partita. Sulla sinistra c'è Camilletti, ignorato da Arata che preferisce invece andare dall'altra fascia. Pellicano, buono il suo controllo, sfida Prugnoli e alla fine la rimessa laterale è per il Genua che guadagna metri e rimane in proiezione offensiva. Carbone qui anticipato, Ibrahimovic ci mette il piede, Fazio non rischia all'indietro per Arata. Che a sua volta torna all'indietro dalle parti di consiglio. Avevamo un dubbio sulla posizione di Fazio, dubbio completamente fugato. Falplay della sua squadra. Sì. Cabina di regia ha preso in mano proprio le redini del gioco del Genoa. È Intanto, qua, grandissimo dribbling di Carbone che prova a cercare fortuna in area di rigore, anticipato in maniera perfetta Camilletti che poteva veramente far male e adesso il Milan prova a ripartire con la morte cerca di arrischiarsi in un dribbling perde solo il contrasto e la sfera allora Arata da consiglio c'è da dire Luca che non è una giustificazione ma abbiamo veramente il solo in faccia quindi scusate se in alcuni punti vediamo poco anticipato Camilletti nell'inserimento di prima non so se hai notato da chi la morte la morte L'abbiamo detto per Ibrahimovic, lo diciamo anche per La Morte. È il segnale di una squadra che adesso ha completamente un altro atteggiamento: un altro piglio, un'altra organizzazione. Crampi. Intanto si gioca, però attenzione perché un giocatore del Genoa rimane per terra. Crampi, come dicevi giustamente tu. E quindi. Palla messa volutamente in rimessa laterale. 3. Camilletti aiuta il suo compagno, cerca di aiutare il suo compagno. Vediamo se ci saranno dei cambi, sì. anche se sì, effettivamente è così. Dovrebbero essere solo crampi e non un problema muscolare, anche da come sta operando lo staff medico. Però in questi casi i crampi sono segnale di stanchezza e quindi... Spesso succede che subito dopo un giocatore accusi crampi venga sostituito. Intanto approfittano di questa pausa per rinfrescarsi i giocatori di Genoa da una parte e Milan dall'altra. Minuto di gioco 29, quasi 30, quindi 15 più sicuro recupero alla fine della partita che fino a questo momento sta decidendo un super gol di Alessandro la morte, se rete per lui in campionato capocannoniere del Milan entra LUE. Entrando LUE, mentre si è rialzato e è come Grossi che adesso deve uscire momentaneamente dal terreno di gioco vediamo se uscirà definitivamente aspettiamo Decisione: si sì, esce proprio lui e al suo posto. Dulue in maglia numero 18, che in realtà è un giocatore offensivo, quindi il ceno alza al baricentro Dod Grossi, è una mezzala. Dulue lo vediamo subito. va in attacco, L indicazione. È chiara. Bisogna cercare il pareggio. Recupera il pallone Fazio, si affida a Carbone, allora che non riesce a andare via perché è circondato da tre maglie rosso stop decisamente eh, direi di qualità da parte di Martinazzi, Il Milan che prova allora a distendersi con Ibrahimovic, lo affronta ancora una volta Fazio che sembra essere praticamente ovunque, prima centrocampista, poi play, adesso terzino sinistro a cercare di andare a chiudere su Ibrahimovic, come dicevamo, ricordavamo prima... Maximilian Ibrahimovic, classe 2006, suo fratello però Vincent, invece classe 2008, due settimane fa ha trovato il primo gol della sua stagione sotto gli occhi del padre Zlatan al Vismara contro il Venezia. E quindi i due fratelli stanno facendo decisamente bene. Ibrahimovic, come abbiamo detto, Maximilian molto generoso in fase di ripiegamento, adesso si è fatto vedere bene sulla corsia di sinistra. Passaggio però troppo prevedibile con il capitano Arata che è andato a chiudere. Adesso è il Genoa che sta ricorrendo ai lanci lunghi come il Milan nel primo tempo e il Milan in realtà non cambia, cioè continua a difendersi molto bene anche con l'ingresso di Sandler al posto di Grilli, non cambia invece il suo partner che continua a essere Frugnoli. E ora cambio anche per il Milan. Esce proprio Ibrahimovic. Esce proprio Ibrahimovic con la maglia numero 11 ed entra con il numero 17 Dotta. In e questo forse è un 33. cambio un po' più conservativo invece. Mentre il Geno ha fatto un cambio offensivo, come è normale che sia, il Milan fa un cambio un po' più conservativo. Dotta dovrebbe, essere, dovrebbe andare ad agire a centrocampo, Ibrahimovic è un esterno, all'occorrenza anche seconda punta, vedremo come interpreterà ruolo Dotta. E a proposito di punte, Torriani cerca di andare, anzi scusate, consiglio, cerca di andare direttamente da Andulue, che non è riuscito a tenere in gioco questo pallone, era obiettivamente molto molto difficile, rimessa laterale per il Milan con il Genoa in pressione altissima, ci sono l'Attari, c'è cioè Pellicano, c'è cioè ovviamente Ndulue, e infatti la sfera la prende la squadra di casa. Con carbone, Endule lotta uno contro uno con De Bonis, vediamo chi avrà la meglio. Va via, Andulue che passa, la mette in mezzo per l'Attari, quinta occasione capitata sul destro del numero 11. Anche in questo caso il pallone non va dentro. Sta diventando una sorta di maledizione per l'Attari, stavolta però sulla sua strada non c'è stato Torriani, semplicemente destro impreciso come è entrato in partita, Andulue. Assolutamente sì, si è liberato di due maglie rosso-nere, è entrato in area di rigore e soprattutto ha avuto la lucidità di dare un pallone fantastico per Lattari mentre cerca di metterne un altro, Dodde un po' meno fantastico ma semplicemente perché trova la giusta opposizione da parte di Sandler che anche lui è entrato molto bene in partita Sì, due o tre chiusure degne di nota Spetta di testa proprio Sandler. L'Altari prova a metterlo in mezzo. Adesso chiedono un fallo in attacco i giocatori del Milan. E addirittura ci sono due ragazzi a terra. Il direttore di gara, però, lascia proseguire. Scelta un po' strana. Ora sì, se ne accorge. E quindi decide di fermare il gioco. Dulué non ha dato solo più peso offensivo al Genoa, ha dato centimetri al Genoa. E in una situazione in cui. I padroni di casa sono costretti a ricorrere più spesso alle palle alte, sicuramente la presenza di 2 può aiutare, ma fino ad ora impeccabile. La retroguardia del Milan, come hai giustamente sottolineato, ingresso di Sandler che non ha sbagliato una chiusura. Si è rialzato, e questa è una buonissima notizia, Frugnoli senza conseguenze, mentre è rimasto, anzi... È ancora a terra Mancioppi e i compagni di squadra hanno chiesto l'intervento dello staff medico del Milan. Deve aver subito una botta, un contrasto. Sembrerebbe niente di grave. Adesso si rialza il numero 7. Forse è caduto male. Sì, si tocca la schiena. Infatti. A giudicare dal punto in cui si tocca nella zona lombare, potrebbe essere una botta frutto di una ricaduta un po' scordinata o di un colpo subito in fase di stacco. Però, per fortuna del Milan. Niente di grave per il proprio regista, mezzala, centrocampista tutto tonno, mancioppi. La curiosità, Luca, è che a parte il Genoa ha subito il trentesimo gol del suo campionato e il Milan con la rete di La Morte è a quota 24 gol fatti in campionato, 11 in meno del Grifone. Ma la vera curiosità è che, non essendoci Jeff Ekator, capocannoniere del Genoa. Il ragazzo che ha segnato più gol attualmente in campo è un terzino, vale a dire Filippo Dodde a quota 4. E Milan che si è sbloccato a livello di gol segnati dopo due partite consecutive in cui non aveva trovato la via del gol. A maggior ragione serviva l'invenzione di un giocatore dalle qualità sopra la media. L'invenzione è arrivata e adesso sta amministrando il vantaggio alla squadra di Terni con grande autorità. Gol fantastico. Trava tra l'altro, è arrivato nella stessa mattonella che ha avuto Carbone nel primo tempo, un altro numero 10, mentre Ndulwe prova a lottare. C'è una chiusura molto attenta da parte di Grilli che allontana, pericolo, ma non minaccia perché il Genoa ci riprova. Adesso la situazione è molto confusionaria in, in area di rigore, con Fazio che torna all'indietro per Arata, c'è Libero. Ferroni cerca invece e trova un ottimo pallone per Sancilito. Di testa ancora rata Camilletti non ci arriva. riparte il Milan proprio con la morte Fazio, però è veramente ovunque, recupera l'ennesima pa palla della sua partita e fa ricominciare la manovra prosso blu 2 pellicanò difende il pallone. Allontana. Dotta e mette rimessa laterale. Forcing del Genoa Forcing. Le maglie del Milan sono serratissime. La scelta di Pellicano non è stata a mio avviso. Lungimirante tentativo di colpo di tacco con due difensori a pressarlo alle spalle. Ancora Carbone per Nulue in atterra di rigore. Pellicano, incredibile, non riesce a indirizzare il pallone verso lo specchio. Chiedono un tocco di mano. I giocatori del Genoa, chiusura mi verrebbe da dire provvidenziale da parte di Grilli. Ndulue è una spina nel fianco adesso della difesa del Milan. Riesce sempre a farsi trovare nella posizione giusta per essere pericoloso. Todde con il destro cerca di dare in mezzo. Eccolo ancora Ndulue che prova a girarsi. Ndulue va via, la mette in mezzo. Ennesima chiusura di Grilli. Che partita anche dal numero 5. Uno dei tanti difensori che andrebbero premiati del Milan. Noi nel dubbio li abbiamo premiati tutti dicendo reparto che sta giocando benissimo. Tulue è entrato però con una voglia che gli allenatori chiedono a chi subentra. Ancora carbone dalla bandierina, va in mezzo, cercato Ferroni, palla un po' troppo lunga per il numero 4 che allora deve ricominciare proprio da dodde. Di prima intenzione chiama in causa anche Consiglio che adesso chiede ai suoi di salire, di farsi vedere in avanti, torna dal terzino il capocannoniere, dicevamo del Genoa. Pellicanò si è staccato tantissimo tramutandosi praticamente da Ala il Milan allora può recuperare perché il pallone è sbagliato l'ha trattenuta e il cartellino giallo per Pellicanò terzo cartellino della partita terzo giallo per fallo tattico e come sottolineavi tu nel primo tempo positivo il fatto che non siano brutti falli o comportamenti scorretti, ma siano semplicemente cartellini dovuti a falli di gioco per fermare contropiedi o azioni potenzialmente pericolose. E quindi il terzo ammonito per il Genoa è Pellicano. Dopo Pinelli e Sancinito, fallo qua su Dotta, molto utile che è entrato Che lui bene in partita, cercando di dare una mano dietro, a differenza di Ndulue, ovviamente, da una parte. Il Milan ha bisogno di serrare i ranghi, come si suol dire, per cercare di difendere questo preziosissimo 1-0. Intanto Ndulue cerca di scappare a Grilli e il direttore di gara dice: Ovviamente tutto ok, Torriani è uscito. Ha preso il pallone, non ha fischiato. Quindi può ripartire il Milan. Ndulue mi sta impressionando perché è quello davvero che si richiede soprattutto ai giovani. Non significa partire fuori una bocciatura, può anche essere una scelta ben motivata. L'importante è che quando si viene chiamati in causa si entri con il giusto atteggiamento e Ndulwe ha voglia di spaccare il mondo in senso positivo, ovviamente, e sta mettendo in grossa difficoltà la difesa del Milan. Nel frattempo, cambio per il Genoa. Cambio per il Genoa ed esce. L'autore di quattro gol in stagione, Filippo Dotti, ed entra con il numero 15, Deseri. Un jolly, Deseri. Sì. Che può agire da mezzala, da terzino, da difensore centrale. Davvero un jolly, visto il giocatore che sostituisce, che rileva, dovrebbe fare l'esterno. Intanto 1-2 non so quanto volontario Luca con la morte che prova ad andare via, Martinazzi ha cercato di metterlo in condizione di andare verso lo specchio della porta, difesa da consiglio, parliamo anche di Gresien Deseri, lui è originario della Repubblica del... Democratica del Congo è stato lasciato in un orfanotofo, un orfanotofo a 4 anni adottato da una famiglia italiana e lui ha detto vorrei farmi conoscere a livello internazionale così magari i miei genitori biologici mi vedrebbero e io potrei mettermi in contatto con loro quindi anche queste sono storie che vale la pena raccontare doppio cambio per il Milan nel frattempo aggiungo una considerazione al bellissimo aneddoto che citavi su Deseri che è sintomo davvero di un ragazzo semplice, genuino. Non voglio diventare famoso per uh, la fama, cioè. per uh, i soldi, per uh, uh, un successo fine a se stesso, ma per conoscere i miei genitori biologici, perché sto benissimo in Italia con la mia nuova famiglia, ma è un uh, sogno legittimo eh, ed emozionante. Un po' di confusione sui cambi di sicuro Escono, escono Mancioppi e, e, e Martinazzi. Martinazio, confuso tra i numeri 20 ed entra con il numero 20 Corradino. Confuso i numeri 9. Entra Corradino con il 20 e Bagarotti con il 13. Vediamo adesso: Corradino dovrebbe fare sicuramente l'attaccante sì. al posto di Martinazzi. Ah. Vedremo Bagarotti che dovrebbe andare a centrocampo. Mezzala un po' più di contenimento. Mancioppi è un po' più regista, un po' più playmaker. Mentre Bagarotti dovrebbe essere un po' più di quantità. Recupera palla il Milan, nulla di fatto perché è in vantaggio Ferroni. C'è da dire che neanche a farlo apposta. Sono entrati insieme in campo Filippo Bagarotti e Riccardo Corradino, che sono stati aggregati insieme. Un anno fa era il 18 gennaio, dall'Under 17 del Milan, eh, prelevati o oh, sono stati acquistati dall'under 17 del Milan, prelevati dalla società bianco verde della Rona, in provincia di Novara. Quindi sono arrivati insieme e oggi entrano in campo in contemporanea. Hanno condiviso e stanno condividendo un percorso importante e anche penso qualche record a livello sì. di precocità perché hanno debuttato in prima squadra all'Arona in promozione che avevano 16 anni. Corradino ha debuttato nel ruolo ovviamente di centravanti, ha trovato le sue prime reti tra i grandi, quindi ovviamente adesso è atteso all'esame di maturità in un settore giovanile importante, ma ha già dimostrato di sapersi fare largo non nel calcio che conta perché è dilettantismo, ma nel calcio dei grandi. E intanto a proposito di Ndulue, ha conquistato un altro enesimo calcio di punizione e quindi chance per il Genoa. Camilletti con il mancino va in mezzo, ci prova di testa. E ancora una volta la parata di Toriani. Se non ho visto male, il capitano Arata è andato a concludere e l'estremo difensore del Milan oggi è praticamente insuperabile. Si è fatto cogliere, preparato anche su questa situazione e cominciano ad essere non solo tante, ma anche differenti. A tu per tu in uscita tra i pali, bagaglio tecnico completo. Camilletti, questa volta non con il suo mancino, ma con la rimessa laterale. Il colpo di testa è di Ferroni. E ancora una volta Torriani dice: Ci penso io. Si accartoccia nel suo giardino, nella sua area di competenza e con calma, perché ovviamente i minuti di gioco. Sono 45, ma i minuti, di gio i minuti di recupero sono 6. Quindi si giocherà fino al 51esimo, 6 minuti di recupero sono tanti. E potrebbe succedere davvero di tutto. Adesso il Geno a testa bassa. Senza pensare troppo agli schemi. Sta caricando il Milan si sta difendendo in modo ordinato, e quando non riesce a difendersi in modo ordinato, può sempre contare su Torriani. De Bonis si affida a lui il Milan per questa rimessa laterale, è chiaro che batterli in quella zona del campo dove ci sono anche tante maglie bianche è veramente complicato, vediamo se i rossoneri riescono a mantenere il possesso, sì perché arriva Sancinito che allontana come può il pallone, Lattari velocemente ovviamente lo riaffida alle mani di De Bonis si fa vedere il neo entrato Corradino viene ignorato, cercata la profondità ha trovato solo il colpo di testa di Ferroni allora Pellicanò la profondità uno contro uno con Frugnoli che cosa dire Frugnoli, Grilli, oggi insuperabili Frugnoli, Grilli Sandler quando è entrato e ci Berlini ripetiamo ci ripetiamo ma impeccabili i difensori rossoneri non vorremmo gufarla alla squadra di Mr. Terni ma fino ad ora davvero senza sbavature. E qua, o meglio, non è vero senza sbavature. Ma quelle poche che ci sono state sono state salvate da Torriani, che fa parte del reparto arretrato. Quindi possiamo dire una difesa perfetta fino a questo momento calcio di punizione per il Genoa che ci può riprovare, area di rigore affollatissima, c'è Camilletti, c'è Pellicano, c'è Lattari, ci sono praticamente tutti tranne Fazio che rimane fuori dall'area di rigore, ecco che arriva il cross in mezzo allontana, la retroguardia rossonera, la morte di testa, lotta tra numeri 10, prolunga il pallone, arriva con il numero 18 Battistini, a sua volta per Corradino, cerca e trova Battistini, cerca sì, lo trova, no, rimessa laterale, è eh, per il Milan perché l'ultimo tocco è stato di Fazio. Ovviamente il Milan adesso avrà più chance in contropiede perché il Genoa è scoperto. Non so neanche più quale sia il modulo del Genoa, giustamente sono saltati gli schemi. Vedremo se ci sarà bisogno di un gol in contropiede o se il Milan riuscirà a difenderlo 1-0. Spazio di testa impera Quella è la sua zona Non ci arriva Deseri Ora il Milan che può mantenere il possesso Gioco di gambe veramente notevole Bagarotti si butta dentro in area di rigore Con eh, Dotta che rientra sul bancino Ancora una volta il Milan prova a sfondare Per il momento non ci riesce Allora il numero 13 Sempre Bagarotti trova l'opposizione di Camilletti Guadagna rimessa laterale Ma soprattutto E sono fondamentali in questa fase del match Secondi preziosissimi Secondi per respirare, anche se l'arbitro giustamente invita i giocatori a non perdere tempo, ma è legittimo giocare con il cronometro in queste situazioni. Filippo Bagarotti batte questa rimessa laterale, Corradino non ci arriva, adesso sì cerca di prolungare. Dotta non riesce ad arpionare la sfera, ci pensa però il capitano del Milan, Tezzele, che poi prende il cattolino giallo. Dotta, se non ho visto male, per fallo precedente, quindi calcio di punizione per il Genoa. Trattenuta per non far ripartire Carbone, instancabile nel secondo tempo. Forse un po' meno brillante sì. del primo, ma ha corso dall'inizio alla fine della partita. Qua il pubblico presente al campo sportivo Begato 9 invita i giocatori del Geno ad accelerare la battuta di questo calcio di punizione. È stata accelerata, sì, da parte del capitano Oratta. Ma il direttore di gara dice: aspettate perché stava ancora annotando Dotta. Adesso consiglio ha convinto i suoi compagni a dire batto io, voi salite. Deseri di testa non ci arriva perché il primo ad arrivare sulla sfera è Fazio e la palla viene consegnata tra le braccia vittoriani. Non so se fosse l'ultima palla gol, non era una palla gol vera e propria, ma non so se fosse l'ultima occasione per buttare il pallone lungo. Sicuramente una delle ultimissime. Ci riprova Fazio, Pellicano in posizione regolare. Il colpo di testa è da parte di Frugnoli. Ancora Pellicano che guadagna un preziosissimo calcio d'angolo. Adesso vediamo se consiglio si fa trovare nell'area di rigore del Milan. Chiede alla panchina il permesso di salire, vediamo se gliela accorda. Sono tutti in the box Luca per questo emozionantissimo finale di match, un minuto al termine della partita, Camilletti va in mezzo, intanto Fazio rimane per terra, la torsione di testa, ci arriva Lattari con la conclusione, Torriani si accartoccia, una preghiera e la fa sua. Ha avuto sul piede Lattari il pallone dell'1-1. La morte guadagna rimessa laterale, anzi no, possesso ancora una volta da Genoa per questo assalto finale. Camilletti va dal capitano Arata, la pressione altissima di Battistini ed è giusto che sia così. Ferroni per Sancinito, scodella il pallone in mezzo, ha una seconda possibilità. Adesso deve accelerare la manovra il Genoa. Cercata ancora una volta l'incursione sulla fascia, il Milan ora deve solo tenere il pallone può correre Corradino a tutto il campo del mondo adesso attenzione perché è un 3 contro 2, 3 contro 3 in questo momento Dotta va dall'altra parte dove c'è Battistini rientra sul mancino e calci in porta l'opposizione del Consiglio e poi ancora una volta altra opposizione sul sinistro di Corradino ma non c'è più tempo per altre emozioni, finisce qui, la decide Alessandro Lamorte che dopo 180 minuti interrompe il digiuno del Milan, Rossoneri che portano a casa tre preziosissimi punti e agganciano Lempoli al terzo posto. Ha avuto sul piede anche il gol del 2-0 il Milan all'ultimissima azione della partita, grande parata di consiglio che ha tenuto il risultato sull'1-0. Match che il Milan ha conquistato dopo un inizio non brillante, ma poi ha guadagnato campo, si è organizzato, ha trovato il gol, come hai giustamente sottolineato, con una giocata individuale e poi si è appoggiato alla prestazione del proprio reparto arretrato che con i centrali e con Torriani ha fatto una partita fantastica. Ha fatto una partita fantastica come fantastico, è stato il tuo supporto Luca, io ti ringrazio per la tua presenza. Come al solito quando c'è da commentare il calcio giovanile non ci si può non divertire, quindi vi invitiamo a seguire altre dirette, altre riprese, altre highlights della Giovane Italia perché c'è sempre da vedere gol, parate, giocate, partite che non possono lasciare indifferenti. E un ringraziamento speciale anche al nostro fantastico regista Stefano Rossoni. E quindi Genoa Milana allo Stadio Begato 9 di Genoa finisce. 0 a 1 il gol di Alessandro Lamorte. Un saluto da Matteo Bigliotti. Alla prossima!